ventosa guascogna di Ostia. Stiamo combattendo, siamo i moschettieri del mare questa volta, oggi è l'ultimo giorno di carnevale. Siamo venuti a far firmare una nuova petizione ai commissari prefettizi, che poi vi illustrerà meglio Maria Laura Turco e la moschettiera Maria Liss. E c'è qui Gianni Colasone, c'è Franco Giacomelli. Siamo qui riuniti appunto per stare insieme ai cittadini e informarli di quello che sta avvenendo. Noi avevamo già fatto le misurazioni, per esempio, degli ultimi muretti del cosiddetto lungo muro, dei muretti che poi in realtà sono muri, e ci sono appunto leggi e ordinanze che prevedono che quei muretti abbiano un'altezza definita. Ovviamente questa regola è contravvenuta continuamente dagli stabilimenti. Siamo in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea sulla questione della proroga delle concessioni balneari al 2020 fatta dal nostro paese contro la direttiva europea Bolkestein. La Corte di Giustizia Europea infatti valuterà se si poteva fare o no. Probabilmente non si poteva fare, quindi il 25 febbraio, dopo il 25 febbraio ci aspettiamo la sentenza della Corte di Giustizia Europea in merito. Per adesso facciamo i moschettieri della legalità, difendiamo anche quanto aveva iniziato Repannella, se vogliamo fare una cosa favolistica all'Alexandre Dumas. Repannella che fu il primo nel 92 ad abbattere le costruzioni abusive. Da allora a oggi, a parte qualche piccolo sporadico intervento che speriamo prosegua da parte delle autorità prefettizie in questo caso, perché sappiamo che per mafia è stato sciolto soltanto il municipio di Ostia, il decimo, ecco, aspettiamo che si faccia cadere qualche illegalità in più e si veda qualche porzione di male anche, soprattutto. Siamo venuti a Ostia perché siamo venuti a raccogliere le firme dei cittadini su una nuova petizione che concerne l'altezza di questo lungo muro. Allora, nella delibera della giunta regionale del 2001, il 30 luglio 2001, numero 1161, è espressamente detto che i muretti di recinzione verso terra non possono avere un'altezza superiore a un metro. Questa delibera non è, dopo 15 anni, ancora stata attuata. Infatti questa delibera di giunta regionale è contenuta anche in tutte le concessioni, espressamente contemplata, ciò nonostante non è mai stata adempiuta. In più possiamo dire che anche in 9 concessioni è espressamente prevista l'altezza massima dei muretti, ad esempio ce ne sono alcune che possono avere al massimo un'altezza di 20 cm. Allora, questa petizione è rivolta quindi ai commissari prefettizi facendo presente che noi chiediamo l'applicazione della legge, il ripristino della legalità, e quindi questa qui è una prima petizione. Una seconda petizione riguarda invece l'applicazione della direttiva Bolkestein. Il 25 di febbraio la Corte di Giustizia emetterà il verdetto sulla compatibilità tra l'articolo 12 della direttiva e la proroga al 2020, al 31/12/2020 previsto dall'articolo 34-duodecies della legge 221 del 2012. Poiché già il servizio giuridico della Commissione europea si è espressa per l'incompatibilità e solitamente la Corte di Giustizia segue l'orientamento indicato dal servizio giuridico della Commissione europea, ci sono ottime probabilità che verrà dichiarata l'incompatibilità di questa norma. Per questo motivo sarà necessario che i comuni che hanno delle spiagge, i comuni costieri, dovranno indire delle nuove gare che abbiano i requisiti della trasparenza e previsti insomma dalla normativa europea, e per questo motivo noi siamo qui a raccogliere queste firme per sollecitare i commissari prefettizi a preparare già questa gara, altrimenti rischieremo una nuova procedura di infrazione.